Ciao a tutti da Miranda, con un bel paperotto, come potete vedere, aria di mare e rieccoci con l'oroscopo dal 14 al 20 di agosto 2019, ovviamente a cura di Miranda. Dunque, Ariete, siete molto calienti, molto focosi. Ancora per questa settimana sarete al centro dell'attenzione. Amore. E lavoro e programmate un viaggio perché siete in vacanza, quindi niente lavoro. Il lavoro andrà meglio la settimana prossima, al rientro delle vacanze, sicuramente. Toro, siete presi da tante cose per l'amore. Concentratevi sulla storia che avete adesso attuale. Non potete stare con due piedi in una scarpa. Fate molta attenzione. Il lavoro vi attende. Dalla prossima settimana dovrete rientrare perché ci sarà tanto ma tanto da fare. Gemelli, andateci piano con l'amore perché siete troppo ma troppo energici, dovete stare un pochino più tranquilli e non fate lunatici, mi raccomando. Nel lavoro un po' di prudenza, siete molto stanchi, dovete ancora un po' recuperare, insomma. Ah, poi andiamo al segno del cancro, il segno del cancro sempre coccolone, farete delle bellissime vacanze, anche Ferragosto, tutto andrà benissimo. La salute, state attenti a colpi d'aria e anche dall'aria condizionata, ovvio, colpi d'aria. Andiamo al leone, più focoso che mai, più leone, ha una grinta potente, siamo ancora sotto il segno del leone. Divertitevi tanto perché l'amore sarà fantastico e il lavoro vi attende e presto arriverà una bellissima notizia. L'aspettiamo. Vergine, siete ancora un pochino indecisi con l'amore perché purtroppo ultimamente siete stati un po' in crisi con il partner e recupererete nei prossimi giorni. Il lavoro andrà bene da settembre, adesso siete un po' più rilassati, pensate alle vacanze e tutto quanto. Poi andiamo alla bilancia. E la bilancia e anche lei preparativi, insomma, per le vacanze e quindi darà meno spazio all'amore, quindi state un po' attenti. E per quanto riguarda il lavoro, insomma, avrete delle tante richieste, siete presi molto per il lavoro, ecco, cose nuove, messaggi, novità. Adesso andiamo al segno dello scorpione, lo scorpione più pungente che mai. E rilassatevi questa vacanza perché il vostro amore ha bisogno di voi. E il lavoro, purtroppo, siete presi da tante iniziative che non sapete quale scegliere. Aspettate dopo le vacanze. Andiamo al Sagittario. Il Sagittario, essendo ancora sotto il segno del Leone, il periodo appunto che va da luglio ad agosto, fine agosto ancora, e anche il Sagittario, per il Sagittario sarà un periodo molto fortunato per l'amore. E tanti amori in vista, ma attenzione, siate un pochino più fedeli, mi raccomando, soprattutto gli uomini. Capricorno, il Capricorno più testardo che mai, punterà, diciamo, alla vacanza, quella un pochino orientale, insomma, un pochino così osè. Ecco, e cercate di mantenere un po' la calma e non spendete tutti i soldi. Per l'amore, appunto, state un pochino più con il partner. Per il lavoro vi attende, ma voi adesso pensate alle vacanze, perché periodo di vacanze è meglio non pensare al lavoro, ovvio. L'acquario, perché appunto avrete tempo per pensare al lavoro, a Capricorno. L'acquario, insomma, in questo periodo è un po' preso da tante cose. Per cui l'amore sì, c'è, è presente, però non riesce molto a concentrarsi perché ha un po' di problemini, forse di salute, insomma così. Per quanto riguarda il lavoro, aspettate dopo il Ferragosto, la settimana prossima sarà migliore perché ultimamente siete un po' in crisi, insomma, un po' problemi di portafogli. I pesci, pesciolini più che mai teneri e sensibili, sono sempre alla ricerca dell'affetto,
e dell'amore, però quest'estate, insomma, dovranno un po' aspettare, aspettare perché siete stati un po' lasciati da una persona, un po' siete un po' in crisi, però arriveranno tempi migliori. Per quanto riguarda il lavoro, invece siete super fortunati. E adesso io e questo bellissimo Paperotto vi salutiamo. Ciao, alla prossima! Buon Ferragosto se riuscirò a caricare questo video. Ciao a tutti da Miranda, alla prossima!